12 anni ed è già un campione. Antonio Ciraulo, calabrese doc, è riuscito a conquistare podi importanti nonostante la sua giovane età. Ha vinto infatti tutti i campionati di kickboxing del Sud Italia ed adesso mira al titolo nazionale. Il 2 maggio disputerà a Rimini la finale del campionato italiano per la categoria King Light, ossia più 35 kg. La grande preparazione del suo coach, il maestro Raffaele De Stefano, e la tenacia del ragazzo hanno prodotto eccellenti risultati, tanto che il giovane talento è ambito anche dalla squadra nazionale italiana di kickboxing. L'attività fisica è essenziale a tutte le età e soprattutto per i ragazzi. Poi il kickboxing, lo vogliamo sottolineare, non è solo uno sport da combattimento, ha specifiche regole e tecniche, adatto anche alle donne che, oltre a imparare un efficace strumento di difesa personale, possono seguire combinazioni di esercizi per dimagrire e tonificare i muscoli. A tutti comunque serve anche per scaricare la tensione e soprattutto allenare corpo e mente. Il kickboxing di benefici ne offre davvero tanti ed il maestro Raffaele De Stefano lo sa bene. Infatti è stato il primo ad aprire una palestra per insegnare questa disciplina a Cosenza nel 1989. Da allora è stato un crescendo, allievo dopo allievo, gara dopo gara. Il maestro De Stefano è oggi cintura nera 4° grado e responsabile per la Calabria del settore full contact. È anche spending ufficiale del campione del mondo Massimo Liberati. Ha conosciuto i più grandi campioni di questa disciplina in numerosi stage di perfezionamento. Fra questi ricordiamo Don Wilson, Dominique Valera e Billy Black. La sua società sportiva, la Kickboxing Cosenza, è tra le più affermate e stimate della regione. I suoi allievi si sono distinti in numerose gare regionali e nazionali. Il maestro stesso ha partecipato ed ha vinto la più prestigiosa manifestazione sportiva del settore, il Grand Champion. Nella scuola del maestro, oltre ad Antonio Ciraulo, spiccano altre promesse come Francesco Crivaro, classe 2006, e Alexander Sascia. Una scuola che dà lustro a Cosenza e non solo, nella quale sono nate e continueranno a nascere stelle dello sport. Adesso attenzione puntate e dita incrociate sul prossimo campionato nazionale al quale parteciperà Antonio Ciraulo e speriamo che da quella data la Calabria potrà vantare un altro campione di kickboxing.